Allora, per essere una prima partita di campionato, che di solito sono partite nelle quali le squadre non arrivano pronte e brillanti, devo dire che è stata una partita godibile, di grande ritmo, ma anche di congiocate di qualità distribuite fra i giocatori delle due squadre, quindi secondo me una bella partita. Che noi abbiamo condotto lungamente, ma che ci siamo un po' fatti scappare di mano in un momento molto importante nel quale Brindisi ha profuso lo sforzo più significativo, anche con qualche errore difensivo che abbiamo visto chiaramente, specialmente su una situazione, però poi la voglia di vincerla ci ha tenuto lì e questo era il primo passo dal quale si doveva partire per iniziare una stagione. E la voglia di vincerla ce l'ha fatta vincere, perché poi alla fine così è stato e le giocate sono arrivate dalle mani dei giocatori, quindi insomma è normale che quando si arriva al supplementare si arriva a mettere in mano la palla ad alcuni giocatori e quei giocatori possono deciderla nel bene o nel male. Però ecco, un bel modo per cominciare, perché c'era tanta gente, c'era entusiasmo. Ci siamo portati dietro l'entusiasmo che secondo me ci siamo meritati nel corso della scorsa stagione, della quale io non ho mai parlato né con i media e né con i giocatori, però si è visto che c'era un filo che univa la prestazione della squadra all'entusiasmo e all'energia che arrivava dagli spalti, quindi un bel modo per cominciare. Iniziamo con le domande, Simone Antolini. Buonasera, coach. L'impressione che Selden non fosse al meglio della condizione questa sera? Sai, io non bleffo mai, quindi non dico mai le cose per mettere le mani avanti o per far finta che un giocatore non sia a posto e poi in realtà lo è. La verità è che Selden ha fatto una settimana complessa, però poi c'è l'adrenalina e nell'adrenalina i giocatori tirano fuori anche delle cose che magari non hanno nel corpo, quindi come ho detto alla squadra alla fine della partita, credo che sarà molto importante il modo in cui arriveremo martedì, perché martedì dobbiamo arrivare un po' riposati e non sarà facilissimo perché il supplementare sicuramente è stato molto impegnativo, possibilmente guariti o in ogni modo in buona salute e obbligatoriamente con una buona faccia, anche chi ha giocato meno, chi ha giocato meno bene, chi non ha finito la partita, avete visto che gran parte del quarto quarto e il supplementare ha giocato sempre lo stesso quintetto, però queste sono cose che accadono, bisogna farsi trovare pronti in tutte le occasioni, quindi ecco che come ci presenteremo martedì e non solo il piede di Selden, ma in generale dal punto di vista fisico e soprattutto dal punto di vista mentale, ci darà la misura di quanto questa partita ci ha fatto crescere. Domando invece, il talento è evidente, però le difese generose, che sono anche il tuo marchio di fabbrica, è un qualcosa che va costruito con la mente, e lì la partita l'hai vinta tante volte per arrivare poi alla fine. Anche persa tante volte. Onestamente non sono contento della tenuta difensiva perché abbiamo fatto errori nella seconda metà della gara, tanti errori, anche errori onestamente evitabili, anche se loro sono stati molto bravi, hanno speculato su alcune cose, su quelle cose hanno trovato delle buone opzioni di tiro che hanno puntualmente segnato insieme a qualche canestro di talento. Secondo me il giocatore che li ha tenuti a galla è stato Marquise Reed, che in un momento in cui noi continuavamo ad avere i 10 punti di vantaggio ha fatto 1, 2, 3, 4 canestri, veramente trovandoli dal niente. Quella è stata un po' la cosa che li ha tenuti attaccati e poi dopo invece noi siamo stati deficitari a un certo momento della partita, verso la fine del terzo quarto abbiamo permesso a loro di ricucirla, però questo è un campionato dove il talento c'è, è diffuso e lo avete visto perché in questa gara ci sono, non lo so, 10 giocatori, 11 giocatori in doppia cifra. Questo vi fa capire quanto ciascuno di loro possa essere a turno un eventuale top scorer di una gara. Ci sono altre domande per Coach Ramagli? Prego. Coach, da tempo ci regali un filo conduttore, la Tezenis dell'anno scorso,
la Tesenissi di adesso cosa ha mantenuto nella sua crescita di talento, nei suoi giochi e naturalmente con gli interpreti che sono cambiati, perché sembra che quello che ci eravamo detti dopo le finals con Udine sia un discorso che non si è mai interrotto. Cambiate la categoria, cambiato il risultato, cambiano gli avversari, però siamo sempre lì e credo che frammentando e cambiando la squadra sia rimasta una grande anima di squadra. Sì, hai detto bene, forse la parte emozionale, emotiva, di spirito, l'anima, ecco, l'anima è la stessa. Gli interpreti sono oggettivamente diversi e quindi dal punto di vista della pallacanestro sono cambiate un sacco di cose. Però ecco, credo che l'aspetto anima sia fondamentale, perché poi quando giochi queste partite qua sei sopra di 10-11 punti, vai sotto pesantemente, rischi di perderla, magari di perderla male, ecco lì più che le giocate conta l'anima, e l'anima si è vista, e l'anima è un qualcosa che chi c'era è riuscito a trasmettere a chi è arrivato. Poi dal punto di vista cestistico tante sono le differenze. Mario Poli, Telenuovo. Ecco, facevi riferimento proprio all'anima, no? L'anima vincente, l'animus pugnandi, se vogliamo fare una citazione un po' dotta. Nel terzo quarto forse non è stato neanche facile mantenere l'intensità mentale, però l'aspetto molto positivo a mio parere è che questa intensità mentale è venuta fuori di nuovo nel momento topico. Sì, esattamente questo. Cioè, se ci fossimo semplicemente attaccati alle qualità dei giocatori, intesi come individui o anche al gioco di squadra, inteso come un tessuto connettivo che già permette alla squadra di avere un'identità chiara, cosa che mi pare evidente che non sia, probabilmente questa partita l'avremmo persa. E invece è stato proprio l'aspetto emotivo, l'anima, che ci ha permesso di non mollare mai, e soprattutto quelli che c'erano sono stati bravi con le parole anche a supportare quelli che sono arrivati quest'anno, e direi che quelli che hanno finito la gara, che paradossalmente sono giocatori che non erano con noi la scorsa stagione, eccetto Carvel Henderson, hanno giocato con lo stesso spirito di quelli che lo scorso anno hanno fatto un campionato che tutti quanti ci ricordiamo. E quindi questo è l'elemento più importante. Adesso abbiamo da fare dei passi in avanti, anche l'allenatore deve fare dei passi in avanti nella capacità di gestire un roster profondo, nella capacità di trovare i giusti interpreti, nella capacità di non stressare fisicamente i giocatori. Però questa era una partita particolare, l'esordio, un esordio dove siamo stati competitivi, dove avevamo un po' la partita in mano, la partita ci stava scappando di mano, e lì un pochino anche le rotazioni si sono accorciate, ma questo è abbastanza umano. Però anche in questo noi dobbiamo diventare migliori, me per primo.